E non è una novità, ragazzi, sono tornato all'interno dei mondi che mi state inviando voi su Discord, me ne state inviando tantissimi, e se anche tu che stai guardando questo video vuoi inviarmi un mondo, trovi il link nella descrizione del mio server Discord, mi raccomando inviamelo nel canale Minecraft. E un fan, o meglio, proprio se dobbiamo specificare, una fan di voi mi ha inviato questo mondo dicendomi: Marques, ho trovato questo mondo e devi esplorarlo. Sono adesso così entrato all'interno di questo mondo che ovviamente il file me lo inviate all'interno di Discord, quindi io scarico il file e entro. E la prima cosa che ho notato, ragazzi, è assolutamente... Non me lo dire che anche qui... Ma com'è possibile che anche qui c'è lui? Non è possibile una cosa del genere. Morris, un'altra volta qui, ma che ci fai? Un'altra volta tu qui? No, allora Morris, mi stai perseguitando, non ne posso... Cioè, ormai è di routine che ci vediamo ogni volta che vado ad esplorare questi mondi. Beh, ci ho preso gusto anch'io ad esplorare questi seed. Ok, va bene, va bene. Dunque, hai... Dimmi. Visto questo buco qua? Sì, l'ho visto. Io in realtà sono entrato all'interno del mondo, quindi allo spawn del mondo, e stavo venendo verso questo buco per mostrarlo, ma praticamente sei arrivato tu che ti ho visto e bla bla bla. In ogni caso, ho visto che qui c'è, come puoi vedere, tipo un buco che non lo... che ha una forma un po' strana. Sembra tipo un missile. Cos'è che... non lo so, cos'è che potrebbe essere successo secondo te? Potrebbe essere un missile, un meteorite. Tanto in questi mondi ormai si vede di tutto. Ok, missile o meteorite, però guarda, non ha una forma un po' strana, cioè, o meglio, non lo so, è veramente particolare perché si espande verso un pochettino il basso e poi verso praticamente il lungo, ok? Lo vedi anche tu, no? Sì, sì, effettivamente è una forma abbastanza strana. È molto strana. In ogni caso possiamo fare una cosa: iniziamo a prenderci gli utensili e andiamo, o meglio, approfondiamo ancora di più il mondo, quindi questo mondo, questo sito e tutto il resto. Quindi direi di farci un attimino i primi utensili, quelli più importanti, e dopodiché possiamo andare avanti per vedere cosa troviamo. Io sono molto curioso, sinceramente. Comunque, in ogni caso, non parliamo troppo del seed perché lo scopriremo. Se andate avanti, te come stai? Tutto bene? Sì, sì, bene. Ok, sei contento di venire ogni volta qui a rompermi le scatole mentre io sto registrando? Beh, diciamo che non lo faccio apposta, però sì, comunque mi diverto. Va bene, dai, allora, ho preso io la crafting table, vieni, vieni, possiamo andare tranquillamente per... Oddio, ma c'è un altro qui giù. Morris, vieni un attimo a vedere. Cos'è che hai trovato? C'è letteralmente... Un altro buco? Morris, ma... allora... Ma ho capito, ho capito. Fermo, fermo, ho capito. È tipo un'impronta. Hai visto che in effetti aveva una forma di un'impronta di un piede? E qui davanti abbiamo un piede enorme. Oh mio Dio. Ma quindi vuol dire che ci può calpestare? Io credo che ci può proprio schiacciare. Potrebbe essere molto pericoloso. Esatto, non lo so, però ho tipo l'impressione che ci potrebbe tipo trasformare in una sottiletta. Hai capito come che ci può calpestare questo piede? Sì, sì, ho capito, ho capito. Infatti, ecco, mi spaventa un po'. A me spaventa non solo un po', veramente tanto. In ogni caso aspetta, perché se qui c'è il piede, vabbè, però se è fermo non dovrebbe succedere nulla. Il problema in realtà nasce quando effettivamente si potrebbe muovere e calpestare. Però se ha fatto questo buco, vuol dire che si muove o sbaglio, quindi che ci può calpestare. Esatto, infatti... Non so, magari lo vedremo muoversi, non so. Allora, io spero di no. Cioè, meglio, spero che non si muoverà. In caso, comunque, direi che ci dobbiamo mettere al riparo. Anche perché, però, aspetta, stiamo dicendo delle cavolate. Perché se effettivamente ha fatto questa impronta così enorme in questo mondo, vuol dire che si è mosso per forza. Esatto, è per quello che dicevo. Secondo me dovremmo creare qualche protezione. Ok, allora dai, seguimi, andiamo verso questa parte. Anche perché, guarda, fa tutta ombra. Fa veramente inquietante questo mondo. Perché c'è questo piede tutta ombra sotto. Io ho paura di andarci sotto, Morris. Io non ci vorrei troppo andare sotto, perché se si abbassa tutto ad un colpo ci schiaccia. Diventiamo delle sottilette praticamente. Sì, stiamo gli alla larga, siamo gli alla larga. Però aspetta, guarda, qui c'è un villaggio, Morris. Aspetta, non so se noti qualcosa di strano oltre a un villaggio. Noti qualcosa di strano? Una croce sospesa. Ok, vabbè, in ogni caso, va bene, va bene, va bene. Non ci facciamo caso, è un caso, si possono trovare comunque le croci, ok? Quindi va bene. È vero, è vero, è vero. Allora, io direi di andare a vedere però cosa si trova sopra quel piede. Cioè, magari se si può entrare, una qualsiasi cosa. Quindi, prima di tutto, però, possiamo ammazzare l'Iron Golem. Si dovrebbe trovare l'Iron Golem in ogni villaggio, no? Quindi ci dovrebbe essere, in modo che mi posso prendere subito il ferro. Il problema è che non trovo questo maledetto Iron Golem. Adesso lo possiamo cercare. Aspetta, aspetta, qui c'è la casa, quella lì del ferro. La vado subito a prendere perché sicuramente troviamo qualcosa di importante. Io spero di trovare diamanti, in ogni caso. Però aspetta, io l'avevo visto qui l'Iron... Dove caspita è l'Iron Golem?
Ok, Marcus, ho appena trovato l'Iron Golem, è qua sopra. Ok, arrivo. Stavo un attimo ricoprendo intanto il fabbro, già che c'ero. Nel fabbro ho trovato 2 diamanti e un pezzo di armatura in ferro. Va bene, ok. Buono, molto buono. Ok, lo ammazzo io. Ok, lo ammazzo io. Dammi solo un attimo, prendo 3 pezzi di terra. Ok, eliminato. E abbiamo 8 pezzi di ferro. Allora, tieni, te ne do 4, così possiamo tranquillamente dividerlo. Ok, grazie. Voglio fare una cosa, però. A questo punto ho 4 pezzi di ferro. Mi faccio la mia ascia, recupero del legno e provo a fare un pillar mega enorme con del legno per arrivare sopra praticamente il piede, no? Per vedere cos'è che si può trovare lì. Che ne pensi? Esatto, sì, la trovo una buonissima idea. Perfetto. Allora, anche io un po' di cibo. Esatto, fatti un po' di cibo, io recupero il legno e vediamo cosa si trova. Allora, per il momento è tutto ok e va bene. La mia paura però è che secondo me più passiamo del tempo qui e più molto probabilmente può succedere qualcosa di... Non lo so, però capito, abbiamo troppe impronte qui nel mondo, quindi vuol dire che qualcosa può succedere. Sì, hai ragione, potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro. Vabbè, non ci pensiamo, Morris, io ho recuperato 2 stack di legna, teoricamente dovrei arrivare lì sopra, quindi inizia a fare il pillar, così vediamo un attimino cos'è che si trova. Sono praticamente arrivato, ok, fantastico. Oh, c'è un cartello, Morris, c'è un cartello con scritto lana 1 ed è verde? Non è che se... Sulle altre dita ce ne sono altri. Sì, ma aspetta, c'è anche un item frame sotto. Lana 1 color verde. Non è che dobbiamo trovare questa lana 1 e metterla praticamente in questo item frame? Mi sa che hai ragione, sì. Mi sa che dobbiamo completare gli item frame, sì. E aspetta, perché abbiamo lana 2 di colore blu con un altro item frame. Non è che questo colore si collega tipo a un bioma? Tipo lana 1 tipo verde, giungla che è bella verde. Tipo lana 2 che può essere un oceano. O no? Può essere, sì, buonissima idea. E qui abbiamo come cartello... No, aspetta, ho saltato un cartello. Oh, lana 3, abbiamo il grigio, quindi magari si potrebbe collegare ad una miniera. Beh, sì, ci sta. E lana 4, che è rossa, che si collega teoricamente al Nether. Al Nether. Esatto, e abbiamo l'ultimo, lana 5, arancione. Oh mio Dio, perché è arancione? Vabbè, in ogni caso... Potrebbe essere il deserto o qualcosa del genere. Non ne ho idea. Allora, il problema è che per scendere da qui... Ok, mi butto. Ok. Sono io. Ok, perfetto. Essendo che si sta facendo notte, Morris, io direi che intanto, prima di organizzarci i compiti per poter appunto recuperare questa lana, di andare a dormire, far passare la notte, così non incontriamo mob e cose strane, e dopodiché iniziamo a organizzarci i compiti. Magari uno va nel Nether, uno va in miniera e appunto possiamo trovare questa lana. Che ne pensi? Hai ragione. Io sono già nel villaggio, sto andando a dormire. Ok, andiamo a dormire direttamente e assolutamente domani mattina ci svegliamo e subito andiamo a completare questa lana. E non so cosa succederà. Tu hai idea? Beh, no. Okay. Onestamente, vabbè, non so. Vediamo. Buonanotte, Morris. A domani. Buonanotte. Ok, Morris, pronto ad andare... Oh, perché è così scuro qui fuori? Guarda in alto. Che succede? Oh mio Dio, perché abbiamo un piede? Morris, credo che ci stia schiacciando. Non so se hai visto quello che sta succedendo. L'hai visto bene, sì? Sì, ho visto. Beh, io mi allontanerei. Più che altro per... Oh, aspetta, ne abbiamo 2 in questo caso. Uno lì e un altro qui. È come se ci stia schiacciando in una cosa. Ok, allora aspetta. Dobbiamo assolutamente allontanarci da qui. Quindi iniziamo a prendere del cibo, recuperiamo le provviste e non lo so, ma diamoci da fare. Iniziamo a pensare a come poter recuperare la lana, ok? Ok, allora, dividiamoci. Facciamo che tu potresti cercare... Dove vuoi cercare? Allora, prima di tutto facciamo una cosa. Recuperiamo del cibo perché siamo senza cibo, ok? Io ho preso un po' di panini mentre tu andavi sopra il piede. Ok, fammi fare anche a me dei panini, così sono a posto con il cibo. A questo punto, Morris, possiamo fare una cosa? Oh mio Dio! Oh mio Dio, ci sta per schiacciare, Morris. Via. Scappiamo. Si è avvicinato. Scappa da questa parte perché credo che ci stia per schiacciare. Allontanati. Ok. Sì. Ok, via, ci potrebbe schiacciare. Allora, ragioniamo. In ogni caso, possiamo fare. Io me ne vado magari verso una miniera. Guarda qui, Simo. Guarda qui, Morris, si sta avvicinando ancora di più. È vicinissimo a noi. Oh mio Dio. Nel terreno. Esatto, ci sta per schiacciare. Via. Esatto, sta per colpirci. Sta iniziando anche a piovere. Potrebbe essere una coincidenza, Morris? Non credo sia una coincidenza. Secondo me potrebbe essere fatto apposta, Secondo me un tornado, non lo so, però si sta per creare. Allora, abbiamo le case del villaggio. Vieni qui. Andiamo un attimo nelle case del villaggio perché possiamo ripararci un attimino da questo tornado che sta per arrivare. Giusto. E secondo me tutto ciò è stato causato dal piede. Sotto il piede.
Sì, esatto. Lo so, anch'io non vorrei tanto passare sotto il piede, però è troppo grande, prendi tutta. Cioè, guarda qui, siamo ad un passo che ci schiaccia letteralmente. Ok, Morris, lo sapevo, lo sapevo. Cerca di non morire, cerca di non morire, si sta prendendo tutto. Ci provo. Oh mio Dio. Lo so. Allora, stiamo andando in alto. Dovresti provare a prendere l'acqua, perché sicuramente ora il tornado si toglierà. Prova a prendere il fiume. Esatto, prova a prendere il fiume in qualche modo. Oh mio Dio, ma perché ogni volta è così? Ok, teoricamente ci sono, io prendo l'acqua. Forse ce la faccio. Sì, io ci sono, prendo l'acqua. Ok, perfetto, sono in acqua. Oh mio Dio, si sta portando tutto. No, per favore. Oddio. Sembra che si è calmata la situazione. Ok, non dovrei morire. Te come sei messo? Io sono sopravvissuto, adesso sono sotto il piede e mi tolgo subito, che è un po' pericoloso. Ok, mamma mia. Ha tirato proprio via tutto, è stato potentissimo. Esattamente, ha tirato via tutto. Però ci hai fatto caso che una volta che noi ci stavamo organizzando per trovare la lana, praticamente è partito questo tornado e il piede si è avvicinato verso di noi come se ci voleva schiacciare. Non ci vuole far completare questa lana. Hai ragione. Beh, un motivo in più per farlo, allora. Esattamente, un motivo veramente in più per farlo, perché io devo assolutamente a tutti i costi farlo. Oh, Morris, ho trovato la prima lana! Lana 1! Davvero? Esplorando così a caso questa casa ho trovato la lana 1. È perfetto. Allora, ok. Perfetto. Allora possiamo andarla a mettere. Facciamo una cosa. Per essere più veloci, io inizio ad andare praticamente a mettere la lana di livello 1. Scusami, la lana 1 che è verde. Infatti si trovava in mezzo praticamente qui vicino alla giungla. Perfetto. Vado a metterla direttamente sopra. Anzi, faccio anche delle scalette in modo che ogni volta posso salire e scendere quando voglio. E in ogni caso tu a questo punto, se ci vogliamo portare avanti, puoi andare magari... fammi pensare. Vuoi andare in miniera? Che ne pensi? Se così magari ci portiamo avanti. Va bene. Allora vado in miniera e ci vediamo dopo, ok? Esatto, vai in miniera. Io vado a mettere intanto il pezzo di lana 1. A dopo, Morris, mi raccomando. Okay, stai attento a qualsiasi cosa. Ok, eccoci qua. Allora, io adesso vado a cercare una miniera per provare, speriamo di trovare il secondo pezzo di lana. Quindi saliamo e avviciniamoci sopra in questo modo. Andiamo a posizionare subito la lana 1. Che sinceramente sono molto molto curioso di cosa succederà appena la posizionerò. Spero di nulla di che, nulla di grave in ogni caso. Teoricamente ci siamo. Ok, perfetto, lana 1. Quindi io posso andare a posizionare direttamente qui. 1, 2, 3, boom. Ok, non succede nulla. Oh, è diventato giorno. È così? Ok, fantastico. Meglio. Vuol dire che posizionare questa lana 1 mi ha portato un vantaggio. Ora però dobbiamo andare verso la lana 2. La lana 2 sicuramente, ragazzi, è di colore blu. Per me si potrà trovare vicino ad un oceano. Non vorrei dir cavolate, però sì, vicino ad un oceano per forza. Poi la lana 3, che è grigia, che è vicino alla miniera, ma sta andando comunque Morris verso la miniera in modo che può andarla a recuperare. Ma noi buttiamoci adesso giù senza paura. Perfetto. Mi posso creare la barca e direttamente andare verso un oceano per vedere se magari riusciamo a trovare questa lana blu. Il blu è proprio il colore dell'acqua, quindi non mi posso sbagliare. Non ditemi, ragazzuoli, che sto pensando... Oh mio Dio, sì, è proprio quello che stavo pensando. Il piede, perché c'è un piede qui nell'oceano? Non ha senso come cosa. Non ha proprio senso, guardate. Oh mio Dio, ed è proprio appunto la lana 2 di colore blu che riguarda l'oceano. Io mi sono avvicinato in questo oceano e c'è questo piede. Credo che devo dirlo proprio a Morris. Voglio vedere un attimino Morris dov'è che è. Morris, come procede a te? Guarda, io sono in miniera al momento, ma non ho ancora trovato nulla. Ok, io sono andato verso l'oceano, perché appunto la lana 2 era di colore blu. E nell'oceano, non per dirti, ma c'è un piede enorme, te lo giuro, Morris. Ma veramente? Te lo giuro, uguale a quello che era nel villaggio. Piede enorme, io ho paura che mi può schiacciare di nuovo. In ogni caso, qui vorrei trovare più attento. Che altro lana. Ok, va bene, tu cerca bene nella miniera, ok? Io sto cercando. Ok, ci sentiamo tra poco. Ok, va bene. Oh mio Dio! Oh mio Dio, si è avvicinato! Ok, non è una situazione molto bella. Ho nettamente paura, si è mosso davanti a me. Ragazzi, lo avete visto voi? Si è letteralmente mosso, si sta muovendo in continuazione. No, esci da questa barca. La situazione non mi piace. Era letteralmente da un passo da schiacciarmi, ragazzi. Oh mio Dio.
Ma vabbè, in ogni caso non importa, ragazzi. Io devo assolutamente trovare la lana a blu per a tutti i co... Oh, perché è apparso uno tsunami? No, 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 uno tsunami no. No, uno tsunami no, non ci posso credere. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Perché? Perché proprio adesso uno tsunami? Dove mi vado a mettere a riparo? Ci muoio a tutti i costi, non ci credo. Mi sta per schiacciare, mi sta per schiacciare. No, 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 non ci credo, non ci credo. Almeno che io con la barca posso tranquillamente provare ad andare via e... E scappare da questo tsunami maledetto. In qualche modo si sta portando tutto. Si sta portando tutto. Si sta portando tutto. Non posso far nulla. Non posso fare più nulla. Il problema è che adesso non posso nemmeno più uscire. No, 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 ragazzi, non ci credo. Il problema è che non posso salire. No, sono annegato per colpa di uno tsunami. Non è possibile una cosa del genere. Com'è possibile che sono annegato per colpa di uno tsunami? Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Ma va bene, non mi ero allontanato così tanto, quindi posso tranquillamente tornare indietro e andare a vedere e andare a recuperare per forza il mio loot. Mi serve a tutti i costi. Non ci credo. Voi vi state rendendo conto cosa sto assistendo? Vi state rendendo conto a cosa sto assistendo? Per trovare la seconda lana, letteralmente quello che sta succedendo è che stiamo venendo schiacciati da un piede e più uno tsunami. Guardate, si sta portando le foglie, si sta portando tutto. Sono tornato qui con la barca e sembra che il tornado si sia calmato. La situazione è tutta quanta tranquilla, normale. Si è tolto lo tsunami, scusatevi, non il tornado. È tutto normale, ma il piede è sempre qui, ragazzi. Sono venuto a recuperare il mio loot più che altro perché, sai, non voglio perdere tutto quello che ho fatto fino ad adesso per uno stupido piede che mi voleva schiacciare. E dopodiché è partito uno tsunami. Spero che non partirà un altro tsunami in questo modo, in questo momento. Però io sono morto più avanti, mi ricordo, esatto, perché c'era tipo un mini laghetto. Quindi dovrei trovare qui da qualche parte il mio loot, per favore, dimmi. Oh, sì! Sì, 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 sì! C'è il mio loot, perfetto, 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 abbiamo il mio loot. Oh, sì, ok, dovrei avere teoricamente tutto, eccolo qui. Oh, perfetto, tutto il mio loot che avevo. Oh, fantastico, fantastico. In questo caso, ragazzi, io sono bello tranquillo e ho tutto quanto di nuovo. Aspetta un attimo, perché c'è un pezzo di lana lì? Aspetta un attimo, in che senso c'è un pezzo di lana da questa parte? Non capisco. Fammi vedere che io non avevo della lana... Oh! Lana 2? Non ci credo, abbiamo trovato il pezzo di lana 2, è fantastico! Abbiamo trovato il pezzo di lana 2, quello che ci serviva. Possiamo tranquillamente tornare indietro a casa e andare a posizionare sul piede senza che questo qui ci schiaccia, che parta un altro tornado, vero? Saliamo sulla barca e possiamo tranquillo. No, non di nuovo. Non di nuovo, corri Marche, no, 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 non posso morire. Non posso morire se perdo la lana alla fine. Devo andare via, devo andare via, devo andare via. Ok, sono più veloce dello tsunami, non ci posso credere. Cioè, vedete, io recupero la lana. Sto facendo di tutto per collezionare questa lana. E questo è quello che sta succedendo. Via, anche perché il piede si potrebbe muovere. Via, 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 dobbiamo andare indietro. Devo andare a dire tutto ciò a Morris, tutto quello che sta succedendo. E spero che almeno lui stia bene. Morris, Morris, sono sotto di te. Eccoti Marcus, finalmente. Allora, sono riuscito a recuperare finalmente la lana 2, quindi la lana blu. Oh, finalmente. Vuoi sapere dove era? Era nell'oceano, ok, dove appunto c'era il piede. Calcola che il piede mi stava per schiacciare e sono quasi morto. O meglio, sono morto una volta e per la seconda volta ci stavo per morire a causa di uno tsunami. Quindi rischierò tantissimo, ok? Oddio, oddio. Ecco, esatto. Allora, facciamo una cosa. Posizioniamo subito la lana 2. E adesso dobbiamo muoverci benissimo per andare un attimino a recuperare la lana 3 e la lana 4. Quindi intanto vediamo se succede qualcosa. Io in miniera non ho trovato nulla di che. Va bene, ora ci dividiamo. Dammi solo un attimo dello stupido ferro. Mettiamo la lana 1, 2, 3. Ho un po' paura di quello che potrebbe succedere. Ok, no, è tutto ok, è tutto ok. Allora, concentriamoci sulla lana 3 che non è trovata in miniera e poi la lana 4. Allora, se vogliamo diminuire il tempo e andare a essere più veloci, tu essendo che non hai trovato nulla in miniera, andrò io in miniera e tu andrai nel Nether. Ho 3 blocchi di ossidiana che puoi utilizzare per fare appunto il portale. Ti passo un po' delle mie torce così puoi cercare bene in miniera. Ok, fantastico. Allora, dividiamoci. Io vado nella miniera, tu vai nel Nether, perché teoricamente la lana 4, che è rosa, si dovrebbe trovare nel Nether. Quindi, buona fortuna, fammi sapere, spero che vada tutto ok. Ci vediamo in caso tra poco. Buona fortuna anche a te. Dai, a dopo. Okay, ci vediamo dopo. Buttiamoci sotto, perfetto. E ora possiamo andare verso una bellissima e grandissima miniera, sperando di trovare assolutamente quello che ci serve, in questo caso la lana grigia. Qui mi piace, una miniera che va verso giù, fantastico, bene, bene, bene. Possiamo secondo me proseguire dritti verso questa direzione e magari scavarci anche sotto per vedere se si può trovare qualcosa di interessante. Ok, questa sale verso sopra, ma in ogni caso noi andiamo verso giù. Ok, perfetto, ci siamo, devo trovare per forza questa lana numero 3, spero che anche a Morris vada bene. Sono arrivato da questa parte. Oh, diamanti! Il problema è che senza ferro, ragazzi, mi sa che posso fare ben poco. Ma in ogni caso, avviciniamoci da questa parte. Quindi se io sono un pro... Oh, perché non è... Perché non è Vision? Per quale motivo ho la Night Vision adesso in questo... Non è che vabbè, è buono. In ogni caso, ragazzi, è meglio ancora per noi, in modo che non devo utilizzare le torce e vedo assolutamente tutto dentro questa caverna. Ma che casino è dentro questa caverna? Non capisco.
Non lo vedo solo io. Non, ecco perché. No, ecco perché mi è stata messa la Night Vision. Oh mio Dio, perché ci fa un piede all'interno della miniera? Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. È come. No, mi sta schiacciando. Io ne sono sicuro. Io ne sono sicuro. No, 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 no. No, 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 no. Che sta per succedere? Sta per succedere qualcosa. No, anche all'interno della miniera, no. Anche all'interno della miniera, no. Anche all'interno della miniera, no. Spero che Morris stia bene almeno. Ok, eccoci qua. Finalmente ho fatto un portale. Recuperando un po' di ossidiana. Entriamo nel Nether. Ok, eccoci qua. Bene, bene, bene. Io direi di andare a cercare una struttura. Per esempio potremmo fare una fortezza. Andiamo a vedere un po'. Non so voi, ma io sto avendo molta paura. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. No, 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 no. Guardate, guardate, guardate. No, 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 no. Mi sta risucchiando verso il piede. Mi sta risucchiando verso il piede. No, per favore. Devo andare anche ad aiutare Morris, ragazzi. Nel Nether da solo. No, no, non voglio morire. Non voglio morire. No, se muoio adesso no. E sono qui per cercare la lana grigia. Non per tutto questo casino. Ok. Oh, si è calmato. Si è calmato. Oh, la lana. La lana, la lana, la lana. Prendi, prendi, prendi la lana 3. Non ci posso credere, ce l'ho. Morris, Morris, ho trovato la lana numero 3. La lana grigia, quella che ci serviva all'interno della miniera. Ok, ok, molto bene, molto bene. Io sono all'interno della fortezza in questo momento. Ok. E ho anche trovato dei diamanti. Fantastico, anch'io ho dei diamanti davanti, dimmi. Sicuramente potremmo trovare il pezzo numero 4. Il pezzo di lana numero 4. Quindi vieni qua a darmi una mano che... Ok, ok, io adesso... Ok, fantastico, allora facciamo così. Ho dei diamanti e dell'ossidiana, tutto quanto per venire nel Nether. Dammi solo 5 minuti che recupero il piccone in ferro. Okay, faccio i diamanti. Okay, ti aspetto qua. Esatto, prendo l'ossidiana e vengo nel Nether. Dammi 10 minuti e arrivo subito, ok? Va benissimo. Teoricamente mi basta fare così, 2 e il portale è pronto, ok? Morris, sto arrivando nel Nether, sto arrivando. Dammi le coordinate della fortezza di dove ti trovi e ti raggiungo subito. Sono appena entrato all'interno del Nether. Ok, ok, te le mando subito. Allora, sono meno 624, okay. 60 e meno 498. Meno 624, qua, 60, meno... 498. Perfetto, ok, sto arrivando, siamo anche abbastanza vicini, arrivo subito. Ok. Morris, dovrei essere qui. Sì, sono praticamente sopra di una fortezza, qui sopra. Non ti vedo al momento. Ok, sono qui, sono qui, sto entrando adesso, sto entrando adesso. Oh, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo. Oh, eccoti, eccoti. Ok, eccoci qua. Perfetto. Beh, io guarda, per ora non ho trovato non nulla. Non hai trovato qui. Nulla, io ho trovato la lana numero 3. Guarda, questa qui. Boom. Perfetto, perfetto. Ora okay, dobbiamo cercare la numero 4. Dobbiamo cercare la lana numero 4 assolutamente. Esatto. Quindi, allora non lo so, proviamo ad andare da questa parte. Vieni, proviamo ad andare da questa esatto, parte. Esatto, io di qua non ho ancora esplorato. Ok, proviamo ad esplorare anche perché occhio, ok, occhio a non scheletro. Morire. Esatto, occhio a non morire. Hai già visto qua intorno nella fortezza e non hai ancora esplorato più di tanto? Non ho esplorato molto, sono arrivato da poco. Ok, vabbè, non è importante, non è importante. Occhio a Blaze, occhio a tutto quanto. Usciamo da questa parte. Il Nether è pericoloso. Il Nether è molto pericoloso. Qui teoricamente dovremmo trovare anche delle ceste se non mi sbaglio. Ma attento. Sì, ne ho trovata prima una con dei diamanti. Ok, fantastico, i diamanti sono molto buoni. Attento già, però, buono. Ok, qui è la fine. Ok, proviamo ad uscire magari se troviamo qualcosina più avanti. Morris, cerchiamo bene da queste parti perché secondo me qualcosa si potrebbe... Perché partito? Cos'è sto rumore? Cosa sta succedendo? Non ne ho idea però sento... Oh! Ma c'è un tornado dentro il Nether? Mi sa proprio di sì. Oh mio Dio. Ma... Il problema è che non... No, non ci sta, non ci sta colpendo. Ok, la cosa è buona è questa. Il problema è che finché non troviamo la lana rossa non possiamo assolutamente uscire dal Nether. A tutti i costi, Oh, aspetta! Hai ragione. Lana 4! Lana 4, lana 4, lana 4! È questa, la lana rossa, no? Questa! Sì, l'abbiamo trovata. Perfetto, okay, abbiamo okay, la 3 allora, e la 4. Possiamo... Direi che possiamo uscire sì. Il più velocemente possibile. Usciamo anche. Perché c'è un tornado dentro il Nether. Usciamo, esatto, andiamo esatto. Andiamo nella fortezza dove c'è il portale. Mio Dio, si sta portando tutto qui. Ok, usciamo il prima possibile, andiamo a posizionare questa lana. Oh mio Dio. Bene, vieni, seguimi, seguimi da questa parte che c'è la fortezza. Ok, corri, corri subito okay. Dentro. Usciamo, via, 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 via. Andiamocene subito. Usciamo dal Nether. Ok. Ok, fantastico, fantastico. Ok, rieccoci qua nell'overworld. Sembra tutto ok. Abbiamo la lana 3 e la lana 4. L'unico problema è che dobbiamo trovare a tutti i costi anche la lana 5, che ovviamente era arancione. Tu avevi detto all'inizio che tipo si poteva trovare, se non mi sbaglio, in un deserto, giusto? Sì, quei deserti tipo la mesa, è presente? Probabilmente, oppure se è collegata arancione e deserto potrebbe trovarsi magari vicino ad una piramide. Che ne pensi? Può essere, può essere. Ok, allora bisognerebbe andare ad esplorare. Esatto, prima di tutto saliamo, usciamo da questa miniera. Sembra
Morris, che siamo sotto ad un deserto o sbaglio? Questa è della sabbia sopra di noi, no? Hai ragione, è vero, ma... Allora, se siamo molto fortunati, siamo in un deserto. In un deserto non esplorato si trova sempre, appunto, una piramide. Il problema è che possiamo trovare la piramide, possiamo trovare tutto quello che vuoi, ma se non troviamo l'arancione è veramente inutile. Quindi proviamo ad uscire da qui. Esatto, esatto. Ok, sembra... Oh mio Dio, Morris, okay. Senti anche tu, Morris, dei rumori abbastanza strani? Sì, è come se ci fosse un forte vento, non so. Esatto, oh mio Dio, che si sta creando? Ma, oddio. Vedo veramente poco. È una tempesta di sabbia. Si è appena attivato una tempesta di sabbia. Ok, va bene, va bene. La cosa buona è che, secondo me, ogni volta che si attiva una tempesta, ci ha fatto caso che troviamo sempre la lana? Esatto, quindi potrebbe essere qua vicino. Esatto, esattamente. Ed è quello, quindi cerca bene. Cerchiamo. Cerca bene, il problema è che con... Oh, c'è la piramide qui. Non l'avevo mai vista. Con questa tempesta è molto difficile. Esatto, va bene, non è importante. Occhio, ovviamente. Ok. Non ci credo, credo che si siano attivate le TNT. Morris, ti conviene scappare, credo che ho attivato le TNT. Ma non sembra che si sia attivata. Ok, meglio così. Meglio così se non si sono attivate. Ok, disattiva subito tutto. Vedi se ci si trova qualcosa qui. Oro, blocchi. No, non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Niente di così strano. Nulla, ok. Non ho trovato nulla. Va bene, saliamo sopra e proviamo a vedere meglio all'interno della tempesta. L'unica cosa che mi sta venendo in mente è questa. Esatto, proviamo a cercare qualcos'altro. Hai fatto caso che se andiamo verso la tempesta siamo molto più lenti? Hai visto? Sì, ho appena notato. E se andiamo verso di qua invece siamo molto più veloci, verso la direzione della tempesta. C'è del vento, quindi ha senso. Esatto, senso. Il problema è che ci sono un sacco di zombie. Mamma mia, è pieno, via. Davvero pieno di mostri. Ok, occhio a non farti ammazzare. Occhi ben aperti, soprattutto perché dobbiamo trovare... Oh, lana 5! Morris, l'ho trovata! Davvero, l'hai trovata? L'ho trovata. Oddio, ok, andiamocene da qui che sta diventando davvero un problema. Oh mio Dio! Io volevo andarmene... Morris, io non vedo nulla. Volando verso il cielo. Anche io. Anche oltre. Non vedo assolutamente nulla, non vedo assolutamente nulla. Non possiamo morire perché abbiamo tutta quanta la lana. Oh mio Dio. Ok, e dobbiamo trovare un modo per sopravvivere. Non so nemmeno che altezza mi trovo, veramente non vedo nulla. È tutto giallo intorno a me. Ok, aspetta, sembra che si sia calmato. Oh, oh, sono dentro l'acqua, meno male, sono dentro l'acqua, si è calmato tutto. Ok, dimmi che sei salvo. Sì, sono salvo, fortunatamente sono atterrato. Oh mio Dio. In un posto sicuro. Oh mio Dio. Ok, torniamo indietro, andiamo a mettere la lana, non ne posso più, veramente non ne posso più. Torniamo indietro, andiamo subito a mettere la lana. Hai ragione, è davvero... Ogni volta che troviamo la lana... Quello che succede è che ci partono delle tempeste contro, è incredibile. È allucinante, va bene, torniamo indietro nel villaggio e mettiamo tutta la lana. Andiamo. Abbiamo tutto il necessario adesso, no? Abbiamo tutte quanta la lana, quindi la 3, la 4 e la 5. Finalmente abbiamo completato tutti. Perfetto. Gli item frame. Perfetto, torniamo indietro. Ma aspetta, non è ancora detto l'ultima parola, perché non so cosa succede appena completeremo tutte quante gli item frame, ok? Esatto, me lo stavo chiedendo anch'io. Chissà cosa succederà. Ok, Morris, dovremmo esserci. Bene, bene, bene. Allora, la lana 1 l'abbiamo posizionata. La lana 2 anche. Posizioniamo subito la lana 3 da questa parte. Quindi lana 3, tutto normale, no? Mi sembra tutto normale. Sì, mi sembra che non sia successo niente, per fortuna. Ok, ora lana 4. Fantastico. Ok, normale, non succede nulla. Ancora tutto bene. E ora la lana 5. Morris, vuoi posizionarla tu? Ti do l'onore a te di posizionarla. Tieni, prenditi la lana 5. Va bene, grazie. Ok, 3. Ok, allora 3. 2. 1. Posizionala. Ok. L'ho posizionata. Ok. Oh mio Dio, no. Sei morto? Io sì. Ok, io sono vivo. Il problema... Aspetta, ma non c'è il tuo inventario. Non ho perso nulla. Non hai perso nulla, ma il piede è completamente sparito. Non c'è più. Non c'è più il piede. Aspetta che arrivo. Teoricamente, Morris, abbiamo risolto tutto. Cioè, è tutto tranquillo. Il mondo dovrebbe essere... Eccoci. Non credo. Oddio. Non credo, però. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Mi sa che... Bene, okay, non doveva finire così. Ma in ogni caso, Morris, credo che forse il PD si sia arrabbiato un po' tanto perché abbiamo completato tutto quanto e l'abbiamo disattivato. Mi sa di sì. No, non morire. Okay, no, adesso no. Io sono in altissimo, okay, davvero. Okay, oh, okay, è tutto ok. Il problema è che non mi posso muovere. È partita una tempesta di tornate di tutto. Non ci posso credere. Non ci posso. Come mi faccio a salvare? No. Perché? Perché? Mi sono incastrato in un albero. Mi sa che sono salvo. Ok, allora. No, ho distrutto tutto quanto il mondo. No, per favore, no.
Non ci posso credere, sono morto letteralmente così a caso. Perché? 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 Perché l'avevamo completata la sfida?